Palermo. Spark in the distant fallen stars, and in an instant I left my whole life behind. I climbed it all, every mountain. Fontana Pretoria è stata realizzata nel 1554 da uno scultore toscano. Una cosa molto curiosa di questa piazza, con la fontana annessa all'interno, è che è chiamata Piazza delle Vergogne per via delle statue che sono tutte nude. Mettiamoci questa pasta col pistacchio, molto buona, e un bel caffettino la mattina per partire bene. A Palermo non perdere la visita a questa chiesa. La chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio, detta anche la Martorana, è stata costruita nel 1143, ha quasi 1000 anni, con i suoi mosaici bizantini e gli affreschi settecenteschi. Questa chiesa è una delle tappe obbligatorie a Palermo. Mercato di Ballarò. Lo mangi un bel piattino? Mangia, assaggialo e me ne dici com'è. Fammelo sentire. Sentiamo adesso un po' di questi calamaretti freschi freschi con un po' di limone. Veramente buone, vi consiglio. Sorgerà. Amore, te! Sei! Sette! Tieni i pochi! Tieni i zucchini! Non li pomarù! Fammi pomarù il banano! Chi c'è? Sai! Mi caro farà la mia e chi caro farà io! Non la mia mette come vicino, io non lo so! Come avete sentito, le urla del venditore ci proiettano in un'altra dimensione sconosciuta e particolare. È uno dei mercati più antichi, forse anche più antico, ha più di 1000 anni di storia, deriva dal nome Ballara, cioè il nome dei mercanti arabi che provenivano da un villaggio e vendevano le loro spezie, gli aromi e i prodotti tipici. Eccomi arrivato in piazza Quattro Canti. Questa piazza è stata creata appositamente per l'incrocio delle due strade più importanti di Palermo. Come potete vedere è perfettamente circolare e suddivisa in tre ordini. Dal basso possiamo vedere le statue delle stagioni dei quattro re spagnoli e infine in alto quelle delle sante protettrici. Buona questa arancina! Siamo appena stati nella Cappella Palatina, molto bella, particolare, con tutti i mosaici bizantini e come potete vedere dentro ci sono diversi stili, sia normanni, arabi, a parte bizantino. Bello da visitare qua il Palazzo Reale, il Palazzo dei Normanni. E questa cappella è stata costruita da Ruggero II, uno dei re più importanti della Sicilia.
attenzione è il Palazzo dei Normanni. Pensate, è la più antica residenza reale d'Europa. Io non lo sapevo, ad esempio. In questo momento sto passando per le sale all'interno del palazzo, che sono precisamente 11. Sono assolutamente da non perdere. Porta Nuova si trova di fianco al Palazzo dei Normanni. È stata costruita a ricordo della solenne entrata a Palermo dell'imperatore Carlo V. Le figure che rappresentano le braccia mozzate e braccia incrociate sono dagli arabi che sono stati sottomessi da Carlo V dopo la sua famosa campagna avvenuta in Africa. Going crazy, got me losing patience. Sorry, lady, breaking hearts is all that I know. But I don't wanna do this alone. Qui siamo appena stati sulla cattedrale di Palermo. Guardate qua, che bellezza. Queste tombe del re narra una leggenda nella quale Federico II si sia appropriato delle tombe di Ruggero II e le abbia destinate a se stesso e per il padre Enrico VI, facendole trasportare dal Cefalù al Duomo di Palermo. Ecco perché la tomba di Ruggero II è meno importante delle altre due. E adesso sentiamo questo panino con la milza. Veramente buono, con caciocavallo dentro. Una bella birra Moretti fresca. E via che si va. Eccomi arrivato alla prossima tappa, il Teatro Massimo. Questo teatro fu costruito in 20 anni, nel 1897. È il più grande edificio teatrale lirico d'Italia. È uno dei più grandi d'Europa, terzo per esattezza. Ambienti di rappresentanza, sale, gallerie e scale monumentali circondano il teatro vero e proprio, formando un complesso architettonico di grandiose proporzioni. Venne riaperto nel 1997 dopo un lunghissimo periodo di abbandono. Nel 1990 il teatro è stato lo scenario di alcune riprese del film Il Padrino Padre Terza con Al Pacino. Tra i servizi offerti di questo teatro, su prenotazione, si può usufruire dell'aperitivo nel salotto dei re, seduti nelle storiche poltrone. Ebbene sì, sono arrivato a fare 11 km. E manca ancora da vedere qualcosa. Manca da vedere la chiesa della Santa Maria dello Spasimo, che la vedremo adesso. Sono giunto alla chiesa Santa Maria dello Spasimo. Con lo stile intarto gotico, i lavori iniziarono nel 1506 di questa struttura, ma non furono mai completati perché dopo 30 anni, sotto la minaccia turca, fu disposto il potenziamento del sistema difensivo della città. Giardino Garibaldi. Chiamato anche Villa Garibaldi, è un giardino pubblico di Palermo. Tra le piante esotiche si trova il ficus, attrazione principale, essendo considerato uno dei più vecchi e grandi d'Italia, con altezza di 30 metri e 21 metri di circonferenza. Dietro di me c'è la Porta Felice,
che fu costruita 400 anni fa, far sì che c'era un passaggio per le carrozze per andare verso il mare. Fu ideato senza l'arco, come vedete dietro di me, adesso lo guardo anch'io, far sì che i nobili, cioè più ricornuti dei mariti, passassero sotto senza sbatterci troppo le corna. Nella mia faccia si vede che sono devastato, vero? Abbiamo fatto, adesso ci sto guardando, 15 km, un po' meno, 15 km tra camminare nella città e anche dentro le visite che mi ha fatto della cattedrale, del palazzo e tutti gli altri posti che dopo li ho fatti nei video ovviamente. Come vedete la mia faccia è veramente distrutta, siamo alle 6:11 minuti, l'aereo alle 10:40. Ce n'è ancora un po' da aspettare. Con questa vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Ciao da Palermo.